Ciao ragazzi e ciao ragazze! Eccomi tornata con un nuovo video. Oggi si parla di libri, come vi avevo già annunciato su Facebook, per chiunque mi segue sui miei social. Oggi vi faccio la book review di questo libro che ho finalmente finito di leggere dopo La bellezza di 2 mesi. Io non ci ho mai messo. No, vabbè, ci sono stati libri in cui io ci ho messo di più, ma erano più lunghi. Questo qua è di 200, di 300 e qualcosa di pagine, insomma, ho letto anche libri più lunghi di questo. Comunque, fatto sta che l'ho iniziato ad aprile e sono riuscita a finirlo soltanto ieri, ma perché mi ci sono messa d'impegno. Come già avrete capito dalla mia intro, diciamo che questa saga non mi sta entusiasmando per niente, proprio per niente. Allora, si tratta della saga di Josephine Angelini, si tratta di una trilogia, questo è il secondo libro, il primo libro ve l'ho già recensito, vi lascio il link nell'info box per chiunque non avesse visto il video e vi invito a vederlo prima di vedere questo naturalmente. Vabbè, ovviamente dovete anche capire che ci possono essere degli spoiler, quindi se non avete letto neanche il primo libro, diciamo, vedete la recensione del primo libro e poi magari leggeteli e magari quelli dei libri successivi le vedete dopo aver letto il primo libro, perché altrimenti è ovvio che comunque qualche piccolo spoiler può comunque sfuggire naturalmente, perché altrimenti non saprei di che parlare nella mia recensione. Comunque, vi riassumo brevemente la storia, che comunque già vi ho spiegato nella mia recensione, quindi non mi ripeto, la riassumo velocemente, infatti questa book review durerà sicuramente di meno. Dunque, si tratta di una storia che parla di semidei. I protagonisti sono Helen e Lucas. Lucas è un semidio, Helen, vabbè, come avrete scoperto leggendo ovviamente il primo libro, Helen è anche una dea, diciamo, una semidea, e praticamente si innamorano queste due, Helen e Lucas. Helen non sapeva cos'era, ovviamente, prima di conoscere Lucas e tutta la famiglia di Lucas. Si innamora di Lucas e incomincia questa storia. Ecco, mettiamola così. Se volete sapere più nel dettaglio di che cosa parla questo libro, perché non mi voglio ripetere nuovamente, andate a vedere la mia prima recensione. Scusate, avevo visto volare qualcosa e mi sembrava un insetto. Io in estate ogni volta che vedo anche solo un'ombra, mi sembra che ci sia qualche insetto. Ho la fobia, non li amo particolarmente. Allora, passiamo a questo libro, passiamo alla recensione di questo libro. Dunque, onestamente torno a ribadire che io da questi libri mi aspettavo di più. Ho sempre desiderato leggerli, perché li avevo sempre visti magari sugli scaffali delle librerie. Mi incuriosivano molto, anche perché le copertine sono molto molto carine, molto molto belle. Poi il fatto che parlasse di dei, insomma, mi intrigava parecchio. Anche se comunque inizialmente, prima di cominciare a leggerli, io pensavo che Helen non fosse una dea, ma fosse una semplice umana che si innamorava di un dio. Io pensavo, diciamo, che mi ero fatta questo film, diciamo, nella mia testa. Comunque, niente, praticamente questo libro, diciamo che è magari un pochino, un pelino, proprio un pelino, un pelino, un pelino meglio del primo, anche se praticamente su questo libro la storia tra Helen e Lucas è praticamente inesistente, cioè praticamente non c'è storia d'amore qua sopra su questo libro. E io purtroppo, come ho già detto più di una volta, quando leggo un libro voglio che ci sia la storia d'amore, altrimenti mi annoio. Io sono una persona romantica, quindi io voglio una storia d'amore nei libri. Altrimenti mi annoio, se no mi leggerei un thriller, mi leggerei, cioè comunque sia, io voglio che questo si presuppone sia un romanzo d'amore, ma qui la storia d'amore non c'è in questo libro, quantomeno. Diciamo che in questo libro si intrufola un nuovo personaggio che si chiama Orion ed è figlio, è anche lui un semidio naturalmente, ed è il figlio di, il figlio, sì, diciamo discende, perché ogni semidio discende da un dio naturalmente, e lui discende da Afrodite. Quindi potete immaginare che discendendo da Afrodite questo è un semidio bellissimo naturalmente, che attrae molto.
Solo che praticamente per via delle furie non può naturalmente stare in contatto con Helen e con gli altri della famiglia di Lucas. Helen lo conosce perché praticamente questo, quasi tutto il libro si svolge agli inferi. Perché, allora, il primo libro, diciamo, finisce con Hector che comunque uccide uno della famiglia, tra virgolette, comunque era uno dei cattivi, diciamo, soltanto che quando un discendente praticamente uccide uno della famiglia, tra virgolette, anche se con quella persona non vai d'accordo, le furie si scatenano e tutti quanti vogliono ucciderti. Quindi anche Lucas voleva ucciderlo quando lo vedeva. Insomma, le furie scatenavano questa cosa. Quindi, ed Hector è dovuto andare via da casa Delos, naturalmente, perché tutti i suoi familiari. Cioè, tutti quanti i suoi familiari volevano ucciderlo, quindi lui se n'è dovuto andare per forza. Helen, che comunque si era messa in testa appunto di poter risolvere questa cosa, ha deciso di scendere all'inferno per trovare le furie e risolvere, diciamo, fare in modo che le furie non interferissero più con i discendenti, ecco, che non ci fosse più tutto questo astio, tutto questo odio e via dicendo. Allora, il libro praticamente si svolge tutto agli inferi, lei sogna, lei ha questa caratteristica. Praticamente lei è il discensore, lei ha la capacità di scendere agli inferi mentre dorme, di scendere diciamo agli inferi, siccome le furie sono negli inferi, lei scende negli inferi e tenta di trovarle. Inizialmente per lei era molto molto difficile perché non sapeva come muoversi e non sapeva di avere il potere di spostarsi negli inferi, dicendo semplicemente dove voleva andare. Questa è una cosa, diciamo, che scopre andando avanti nella sua discensione agli inferi, che è praticamente la parte più importante dell'intero libro, perché si concentra soprattutto su questo. E proprio agli inferi, lei conosce Orion che grazie, diciamo, a dei portali lui riesce a scendere anche agli inferi negli inferi, siccome i discendenti non hanno poteri, sono come degli esseri umani normali, non possono. Helen non può tirare fulmini, Orion non può far venire i terremoti o toccare il cuore, perché questi sono i poteri di Orion: toccare il cuore e far innamorare o comunque far sentire delle belle sensazioni alle persone, diciamo. Di conseguenza, anche il potere delle furie è nullo agli inferi, quindi Helen ed Orion possono comunque stare insieme, diciamo, e cercare insieme queste furie per poter liberare tutti i discendenti dal loro potere. Ovviamente, intanto Lucas, per una cosa che succede, un colpo di scena, tra virgolette, che succede appunto nel primo libro, che non vi sto qui a dire, altrimenti vi spoilerò troppe cose. Helen cerca di farsi odiare nel frattempo da Helen, scusate, Lucas cerca di farsi odiare nel frattempo da Helen, in modo che lei si allontani e smetta di amarlo perché non possono stare insieme. Dunque, lei naturalmente quando incontra Orion, in realtà non può stare neanche con Orion, diciamo. Comunque, quando incontra Orion, la sua gentilezza, la sua bellezza, il suo fascino, comunque la intrigano. E finisce con l'innamorarsi anche di lui. Si innamora, cioè lei praticamente Helen è innamorata di due uomini, è innamorata di Lucas, è innamorata di Orion, è innamorata di entrambi praticamente. Anche con Orion non c'è niente, a parte qualche bacio, diciamo. Ovviamente Lucas è molto geloso, poi comunque con il passare del tempo cerca di riavvicinarsi ad Helen, ma non per starci insieme, perché comunque non può stare con lei. Però cerca perché ha tentato di farsi odiare, però non riesce, perché comunque sta sempre nell'ombra, anche perché Lucas scopre che oltre a volare, scopre di essere comunque anche qualcos'altro che non si aspettava, che non vi sto qui a dire, perché se volete scoprirlo leggete i libri. E quindi, diciamo, che comunque poi si riavvicina, ma sempre come amico.
Anche perché Helen, con il fatto che scende agli inferi, aveva smesso anche di sognare. E smettere di sognare le stava praticamente togliendo la vita. Lei, perché se noi non sognassimo, moriremmo. Il sognare è uno sfogo comunque del cervello. Lei ormai non sognava più, scendeva solo agli inferi, poi tornava a casa ed era tutta sporca, tutta piena di sangue, perché comunque lei scendeva agli inferi e poi tornava a casa come comunque se ci fosse stata davvero, non solo in sogno. Comunque. Diciamo che il libro si tratta soprattutto, questo secondo libro tratta soprattutto di questo. Ora non vi sto a spiegare tutto quanto, non vi sto a dire se lei riesce a liberare i discendenti dal potere delle furie. Insomma, se volete comunque scoprirlo, leggete il libro. Cosa ne penso? Cosa ne penso? Io già ve l'ho detto all'inizio. Questo libro è un pelino meglio. È un pelino meglio, però siamo sempre su un libro che comunque non mi sta esaltando, e questo si capisce anche dal fatto che comunque ci ho messo tantissimo a finirlo di leggere, perché comunque non è, diciamo, nonostante il fantasy sia il mio genere, questo libro non rientra tra quelli che mi piacciono di più. Infatti non penso che saranno dei libri che io rileggerò di nuovo, ecco, come ho fatto magari con altri libri. Questi sono libri per me da leggere una volta e poi mettere da parte, perché diciamo non è un libro che mi verrà sicuramente voglia di rileggere. Poi non lo so, può essere pure che magari con il passare degli anni li riprenderò in mano, ma non penso proprio. Quindi ragazzi, che cosa vi posso dire? Continuo a dirvi che comunque i gusti sono sempre soggettivi, quindi se la storia vi intriga, perché no, comprate. Non è che sono brutti, è che non sono il mio genere, più che altro perché si parla troppo poco d'amore per quanto mi riguarda. E quindi tipo io non so, cioè lei è brava a scrivere, però non, diciamo che ci sono scrittrici che mi hanno preso di più. E anche diciamo la storia, sì, ok, però io avrei voluto che si concentrasse un pochino di più sulla storia d'amore, ecco, che è praticamente inesistente, diciamo, in questo libro. Ieri sera ho, come chiunque mi segue nei miei social ha visto, ho cominciato a leggere il terzo libro, che mi auguro sia meglio dei primi due. Comunque lo scoprirò leggendolo. Io ho iniziato, diciamo, il primo capitolo, ma non l'ho finito comunque sia, perché avevo sonno e non sono riuscita a finire i capitoli, che comunque sono abbastanza lunghi, quindi è difficile riuscire a finire un capitolo intero quando già sono le 11:30 e mi cala l'abbiocco. Quindi vedremo, vedremo. Io mi auguro che questo terzo libro, che io devo essere sincera, ho comprato soltanto perché costava poco. E praticamente era l'ultimo libro, quindi non mi costava niente fare un ultimo sforzo per leggerlo. Però se fosse stata una saga più lunga e più costosa, molto probabilmente non avrei continuato a leggerla, come ho fatto con la saga di The Vampire Diaries, che praticamente ho interrotto, ho comprato una tredicina di libri prima di interromperla. Proprio perché a me non piace lasciare le cose a metà, però quando un libro non mi piace, non per me leggere è un piacere, una passione, quindi quando un libro poi non mi piace o comunque mi appassiona e mi prende poco, non diventa più tanto rilassante leggerlo, ma diventa più, tra virgolette, un lavoro, una cosa che devo finire per forza, perché ormai l'ho cominciata, e quindi mi toglie tutta la voglia di leggere, ecco. Quindi l'unico motivo per cui ho comprato il terzo libro è questo. Però ripeto, se a voi la storia intriga, se vi piace comunque la trama, se non vi interessa che la storia d'amore non sia, diciamo, il centro di questi libri, quantomeno non di questo, ora bisogna vedere nell'altro, perché lei, Helen, ha scoperto di amare entrambi, quindi io non so come si può. E poi è successo un casino, ecco, la parte finale di questo libro comunque mi ha, nonostante non parlasse di chissà quale amore, mi ha comunque intrigato. È la parte che mi è piaciuta di più, la parte finale, non perché stava finendo il libro, semplicemente perché è stata più ricca di colpi di scena, ecco, mettiamola così. La parte finale mi è piaciuta moltissimo. Infatti ieri, vabbè, fra il fatto che volevo finirlo, perché comunque l'avevo quasi finito, però comunque sia mi ha preso un pochino di più, mi ha incuriosito un pochino di più e mi ha spinto comunque a prendere il libro in mano anche di pomeriggio, per riuscire comunque a finirlo e potervi fare la recensione comunque, per potervi fare la recensione. Comunque, con questo è tutto. Vi auguro uno splendido inizio settimana.
Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, attivate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti dei prossimi video che metterò, iscrivetevi a tutti i miei social, seguitemi sui miei social se vi fa piacere. Un bacio e al prossimo video!